questa intera struttura e il meccanismo. Ma a cosa serve? Ciao belli! Iniziamo un nuovo episodio. Che ci faccio qui? Non so neppure a cosa serva questa... Solo un modo per scoprirlo. Prima o poi ti prendo! Ha funzionato. Andiamo. Chissà da quanto tempo era incastrata in questa roba. Pare che quella strana sostanza possa assumere varie forme. Spero di trovare risposte in quella torre in cima al meccanismo. Scommetto che Zeta saprà dirci cosa contiene. Tecnologia già vista. È la stessa della camera di Zeta. Ci avviciniamo.
quei droidi spia. Non siamo gli unici interessati al meccanismo. Abbiamo setacciato l'intero meccanismo, amico. Ultima fermata. Se la chiave per Tana lo resiste davvero, deve essere qui. Altrimenti, forse Zeta è davvero sbullonata. Quel sigillo mi è familiare. È il posto in cui Santari Cree voleva mandare Zeta. La chiave per Tanalor è rimasta inaccessibile per secoli. Ha funzionato. Sembra che il meccanismo si stia attivando. Le risposte ci aspettano. Benvenuta su Tanalor. Che meraviglia. Ma scelgo io il nome del prossimo mondo che scopriamo. Dagli tempo. All'inizio nemmeno io ti piacevo. Già, e ho ancora dubbi. E pensare che questo paradiso è sempre stato nascosto oltre l'abisso. Andiamo. Voglio mostrarti una cosa. Il cavaliere Jedi Daganghera si offre di scortarmi su un mondo inesplorato? Come potrei mai rifiutare? Senza la tua guida non sarei mai arrivato qui vivo. Oh, non esagerare. O qualcuno potrebbe scambiarla per umiltà. La forza è potente qui. Proprio come ti avevo detto. Erigeremo il tempio qui. Sì. Pensavo la stessa cosa. È meraviglioso. Sì, è perfetto. Ho visto la galassia, Santari. Sono ancora molti i mondi che la luce dei Jedi non raggiunge. Chiederò all'Alto Consiglio di addestrare gli iniziati qui. Su Tanalor può essere difficile da raggiungere. E se qualcosa andasse storto? Questo tempio sarebbe un baluardo per l'ordine. Qui, sulla frontiera galattica. L'abisso blocca le comunicazioni. Dovremmo invitare un membro del Consiglio Jedi a visitarlo di persona.
Sono là dentro da ore. I membri del consiglio non sono noti per i giudizi affrettati. Specie il maestro Ransissis. Duellare con il Gendai è stato più veloce. Ma poi hai vinto. Serve pazienza. Non è uno dei miei punti forti. Se vuoi insegnare agli apprendisti, sarà meglio che lo sia. Io ho fede in te. E anche il consiglio. Confida nel loro giudizio. Che succede? Avverti gli altri. Siamo sotto attacco. Tu non sei qui. Tu non dovresti trovarti qui. Liberami. Ti prego. Sei! Io ti ho visto! Sono Cal. Cal Kestis. E tu devi essere da Ganghera. Sì, sono io. Sei un Jedi? Sì. Ma le cose sono cambiate da quando te ne sei andato. Un signore dei Sith ha corrotto la Repubblica. L'ha trasformata in un impero. Hanno distrutto l'ordine. Danno la caccia a quelli di noi rimasti. Però... ora sei qui. Possiamo combatterli insieme. Sono tornato. L'ordine è caduto. Devo tornare su Tanalor. Cos'è successo lì? Come sei finito qui? Ci fu un'invasione. Li respinsi con tutte le mie forze, ma... erano in troppi. La battaglia fu tremenda. Però non ci sconfissero. Non subito. Non finché il Consiglio dei Jedi non diede l'ordine di abbandonare Tanalor e si rifiutò di contrattaccare. Si arresero? Sì.
Era la mia scoperta, la mia casa, e loro volevano che vi rinunciassi. Dagan, aspetta. Mi opposi e fui tradito dalla persona di cui mi fidavo di più. No, fermo! Che cosa hai fatto? Annoiando. Aiuto, Piti! Insufficiente. Miserabile. Quel maledetto ordine rimpiangerà il giorno in cui mi ha tradito e ha abbandonato Tanalor. Ammira il vero potere. Alle prime armi, eh? Patetico. Stim, ora! Vigliacco. Patetico. Mi lascerò imprigionare di nuovo. Come osi metterti contro di me? Basta! Non sono tuo nemico! Siamo rimasti solo noi. Cosa ti è successo? Reilvis! Dovevo immaginare che non mi avresti abbandonato. Aspetta! La chiave per Tanalor. Tanalor doveva avvicinarci. Invece è servito solo a dividere il nostro ordine. Il consiglio può anche averti rinnegato, Dagan, ma io so chi sei veramente. Anche se tu stesso l'hai dimenticato. Riponeva tanta fiducia in lui. Almeno non ha assistito al suo passaggio al lato oscuro. Bel panorama, vero amico? Chissà se a quest'ora Grease e Bod hanno riparato la Mantis.
Tanalor è reale. E potrebbe essere l'ultimo angolo della galassia al sicuro dall'impero. Avresti dovuto vederlo anche tu, BD. Ho appena capito come ce ne andremo da qui. Calma. Non ti faremo del male. Guarda qua. Salta! Forza, Necco! Va tutto bene. Andiamo! Torniamo da Grisebud. Dobbiamo raccontargli tutto. Zeta! Sembri nuova. Confermo. Quel barista meccanico ha un talento naturale. Aggiornami. Hai trovato la chiave per Tanalor? È complicato. La troveremo. Monk mi ha raccontato tutto ciò che mi sono persa. Non oso pensare quanto la caduta dell'Ordine Jedi sia stata traumatica per te. Abbiamo avuto entrambi le nostre difficoltà, ma dobbiamo perseverare, giusto, Cal? Vedi forse delle alternative? Hai ragione. C'è spazio anche per te. Non posso accettare, ma se hai bisogno di consigli mi troverai al saloon. È stata una grande fortuna averti incontrato, Cal Kestis. Ho trovato qualcosa. Ah sì, un altro holocron. Un Jedi, uno dell'Alta Repubblica, preservato nel Bacta. Da Ganghera. L'ho liberato. Che è successo? Mi ha attaccato. Poi è fuggito con i predoni del caos. È lui che stavano cercando. Dice che l'hanno tradito. È passato al lato oscuro. Tu stai bene, ragazzo? Tanalor. Esiste, Kriss. È nascosto nell'abisso. Oh, ma non è possibile! L'abisso ingoia qualsiasi nave si avvicini! La Repubblica ha trovato un modo secoli fa. A questo serve il meccanismo nella foresta. Un mondo nascosto che nessuno raggiunge da secoli. Attraversando l'abisso si potrebbe... sparire. Del tutto. Niente predoni o cacciatori di taglie. O impero galattico. Non vorrei correre troppo, ma a me sembra proprio un posto da poter chiamare casa. Già. Così sembra. Metti giù quel piede! Bene, io me ne torno alla taverna. Sai, Grease, ci servirebbe un pilota. Non saprei, e vedi, te la cavi bene da solo. Basterebbe dare una pulita a quella pelle potolli ogni nessuno tanto. Nessuno conosce la Mantis come te, nessuno di noi. Ah, Cal, mi dispiace.
Non sono più quello di un tempo. Non riesco neanche a reggere le carte in mano. So che le cose sono cambiate molto, ma non ce la farei senza di te. Lo pensi veramente? Sì. Beh, ecco, forse potrei affidare a Monk la gestione del saloon. Bravo, Grisi. Bene. Ci stai? Non potrai guadagnare molti crediti. Cal, questo vale molto di più. Immagina, non dovremo più scappare. Un posto sicuro per noi e per chi amiamo. Oh, se c'è chi conosce i mondi Jedi perduti, è Sir. Jedi! Era ora che ti decidessi finalmente a farle visita. Bene, preparo qualcosa da mangiare e poi partiamo. Cal Kestis, è un onore. Sì, salve. C'è Sirli? Attendiamo con ansia il tuo arrivo. Purtroppo qui imperversa una tempesta di sabbia. È troppo pericoloso far atterrare la tua nave. Come farò a raggiungervi? La maestra Agenda ha preparato una scorta che ti condurrà da noi. Ma manda qualcun altro. Trasmetterò le coordinate dell'incontro al tuo pilota. Sì, ricevuto. Sbarca con prudenza. Sono state viste delle pattuglie imperiali nel deserto. Oh, grazie per l'avvertimento. Bene. Mi fanno venire i brividi. Chissà che razza di strambo ti manderanno incontro. E c'è anche l'impero. Non è l'accoglienza che volevo. Attento là fuori. Non fare l'eroe, va bene? Gris, per caso hai messo in giro voci su di me? Racconto molte cose, ragazzo. Non solo su di te. Scusa, ragazzo. Con quella tempesta di sabbia non potevo avvicinarmi di più. E il punto d'incontro non è distante. Tenete duro voi due. Troverò il contatto di Sirra. Io intanto baderò a Gris. A Gris Drytus non servono balie. Per qualcuno è l'ora del riposino. Sta attento tu. Fai attenzione là fuori. Bene, allora a dopo. Troviamo la scorta di Sir. Il punto d'incontro è più avanti. Devo arrampicarmi. Reggiti, BD. Oh. Occhi aperti. Jedi, niente male. Controlliamo bene. Attenti di continuare! Nessuna traccia del pilota. Chiamo rinforzi? Tieni gli occhi aperti. Prima o poi tornerà a riprendersi lo speeder.
e arresta chiunque si trovi nell'area. Ricevuto. Dobbiamo trovare la scorta prima dell'impero. Devo concentrarmi. Tieni d'occhio? Come ai vecchi tempi? Sei sorpreso? Mi aspettavo qualcuno di un po' meno... familiare. Non saltare a conclusioni affrettate, Cal Kestis. Tutto è cambiato dal nostro ultimo incontro. Poco ma sicuro. Vieni, il mio speeder è di qua. Il tuo land speeder? Gli assaltatori l'hanno trovato. Allora ci occuperemo di loro. E pare che abbiano trovato anche noi. Pronta? Cerca di stare al passo, Jedi. Come pensano di fermarci? Non lasciatemi intimidire! Bel colpo! Venite qua! Quando vuoi! Sei veloce! Dove sei? Possiamo ancora prenderlo! Non ci sfuggirai! Non osare avvicinatelo! Ben fatto, Jedi. Cal, il muro! Non è finita. Distruggiamolo insieme. Sono con te, Jedi. Ancora resisti? È poco saggio. Integrità compromessa. Non scapperà! Massimo sforzo. Prova. Voglio combattere! Non puoi fuggire. Quello era l'ultimo. Hai imparato dei nuovi trucchi. Anche tu, mi sembra. Ho preso un cavo di risalita. Dove potrei agganciarlo? Che ne dici? Pensavo fossi in viaggio per la galassia. Cosa ci fai su Jedha? Jedha fa parte della galassia, Cal. Buono a sapersi. Ogni tanto mi fermo da Seer. Quando ho saputo della Mantis, mi sono offerta di guidarti. Dobbiamo andare dall'altra parte. Sì, potrebbe funzionare. Sbrighiamoci, Cal. Arriva una tempesta.
assaltatori. Allora, facciamo il giro largo e sorprendiamoli dall'alto. Mi piace come idea. Come fai a dirlo? È solo uno speeder e non in buone condizioni. È una lunga che segnalano attività ostile nell'area. Mobilitiamo un'altra squadra di ricerca. Siamo a... Eliminiamoli prima che arrivino gli altri. Come quella volta su Nar Shaddaa. Proprio così. Sei tu al comando. Questa è nuova. È qui! Distruggilo! Guardate lassù! Avrò la mia vendetta! Non riesco a centrare! Stimbidi! Ci penso io! Ben fatto, Jedi. Stai bene? Io sì, ma il mio speeder... La tempesta si è placata, ma non arriveremo da Sira a piedi. A meno che... Qualche idea? Potrebbe darci un passaggio. Ok, seguimi. Non hai ancora imparato a volare, eh? Temo di no. Allora troviamo un altro modo per passare. Là, visto? Visto. Non hai perso il tuo smalto. BD invece perde colpi. Era solo una battuta, droide. Per di qua. Non sei bloccato, vero? Ah, sputo di Sith. Qui non si passa. Attenzione! Stai cercando di uccidermi? Scusa, pensavo... Tutto a posto, Cal. Stai indietro, ci penso io. Cosa stai facendo? Ricostruisco lo schema che tu hai scombinato. Incredibile. Sembrava faticoso. Serve una pausa? La tempesta sta arrivando. Riposerò alla base di Sir. Dove l'hai imparato quello? Sudatomi. Sei tornata a casa? Sì, le mie sorelle non ci sono più, ma la loro sapienza rimane. Ah, oh, gli Spamel! Bene, raga, il video finisce qua. Si sono fermati e a un'ora. Ci vediamo a un nuovo episodio. Ciao! Oh.